per come si era messo sembrava un naufragio annunciato con un destino già scritto per la squadra di Primo Maragliulo, ma i 10 minuti finali sono quelli più importanti che ai frentani allungano la vita, ergo la serie cadetta contro la Salernitana saranno play-out. Succede di tutto di più fuori dal campo con procure della Repubblica e interrogazioni parlamentari protagoniste, ma al picco di Livorno è 2-2 al triplice fischio finale di Nasca di Bari. Per l'ultimo atto Maragliulo sceglie l'artiglieria tattica pesante, ecco Bacinovic a metà campo con Rocca e l'imprescindibile Vastola, in avanti Ferrari con Marilungo e Di Francesco a supporto. Quarto minuto, girata in area con Vantaggiato ma non va. Settimo minuto, prolungamento di Vantaggiato per la volée. Sedicesimo, sassata di Bacinovic, l'estremo difensore di casa si rifugia in corner. Venticinquesimo e arriva il vantaggio labronico. Aramu porta in vantaggio il Livorno con una sassata di sinistro dal limite dell'area. In questa circostanza però la retroguardia rossonera avrebbe potuto fare di più. 33esimo, girata di Ferrari di poco al lato. 45esimo, proprio al photo finish della prima frazione di gioco, i padroni di casa mettono una parola definitiva sulla gara, almeno ci provano. Infatti l'incursione del Livorno è fermata da Amenta, costretto al fallo, conseguente punizione di Aramu che tira una sassata imparabile per Cragno e il Livorno si porta in doppio vantaggio. 45 minuti i primi, il Lanciano fa tanto possesso ma pecca di determinazione e soprattutto di incisività negli ultimi 16 metri. Seconda frazione di gioco, secondo minuto, cross di Luci, colpo di testa di Valugi, Cragno senza problemi. Quinto minuto, corner per il Lanciano di Bacinovic, colpo di testa di Marilungo, para Ricci. Sedicesimo, ancora pericoloso il Livorno, Vahugi, palla per Vantaggiato che lascia partire una rasoiata dal limite dell'area e sfiora il tris. Maragliulo butta nella mischia Turchi e Giandonato. Ventitreesimo, si riaprono le speranze rossonere, Marilungo lancia Ferrari, esce Ricci che in realtà non tocca in modo clamoroso il numero 14 del Lanciano, ma Nasca lo pulisce con il rosso e concede la massima punizione. Dagli 11 metri Ferrari riapre le speranze. 38esimo, il Lanciano ci crede, il Lanciano insiste, il Lanciano trova il pari. Punizione di Giandonato, Pinzoglio sbaglia clamorosamente la presa. Palla a Turchi che spedisce in gol senza problemi. Qualche minuto dopo è ancora il Lanciano vicino al tris, ma Pinzoglio questa volta si riscatta e salva la sua squadra. Finale incandescente e pesante soprattutto per la Virtus, doppio giallo per Giandonato e rosso diretto per Di Francesco. Nel frattempo un paio di prodigi di Cragno che tengono in vita il Lanciano. I verdetti, Livorno retrocesso, Lanciano ai play-out contro la Salernitana, play-out che ad Oras nessuno potrà negare ai frentani, anche se dovessero arrivare altri due punti di penalizzazione.